Sotto la pelle. Resta di cazzo. Benvenuti in un nuovo episodio di Horror Taste. Per chi non ci segue sui social, a me, il mio personale, il suo personale e quello di Horror Taste, quello di Instagram. Tutto quello di Instagram. Io mi devo sempre che sono spaccato le ginocchia. Perché volevo fare la posizione slavo? Perché io sono appena tornato dalla Bulgaria. E dalla Bulgaria, oltre a questa bella pappetta che dopo andremo a mangiare, prima noi vogliamo partire subito con qualcosa. Sono andato in questo supermercatino qua e ho trovato ciò. Questa qua è una salsa liofilizzata per la carbonara. Salsa e carbonara, c'è qualcosa che non va. Però noi l'abbiamo fatto. Il procedimento, perché Balu è il nostro cuoco di fiducia. Ho preso, ho messo l'acqua a bollire, ho messo dentro gli spaghetti. E fin qui ho fatto un soffritto di cipolla. E fin qui non è tutto regolare. Abbiamo visto che c'era questo, ma buttiamoci dentro qualcosa. Un soffritto di cipolla con appunto la pancetta. Qui tecnicamente dice, cioè è scritto in cirillico, non lo sappiamo. Però, boh. Finito tutto ciò, si metteva dentro sta polverina e insieme 400 ml di latte. Che poi 400 ml di latte sono tantissimi. Dopo averlo fatto amalgamare, il risultato è questo. Che dall'aspetto, cioè, sinceramente non sembra male. Ma l'odore... No, no, ma la cosa più importante è la consistenza. Soprattutto... Quindi ragazzi, buon appetito e assaggiamo questa carbonara bulgara. Sì. Sa di latte. Sì. Cioè, sa di latte e basta. È molto formaggiosa. C'è una cosa che non capisco. Se mangi ci sono dei pezzettini. Dei pezzettini. Cos'è? Dove togliete fuori i pezzettini? Da polvere. Beh, direi il gusto. Cioè, non è che si fa. Cioè, io non è che la mangerei questa roba. È incredibilmente collosa. Cioè, sa di latte e basta. Non c'è l'uovo. Boh, non lo so. Inizia a essere vomitevole. Cioè, almeno non la puoi spacciare come carbonara. No, carbonara, cioè, non è carbonara. È esattamente la pasta liofilizzata che ho preso in Germania. Però con un gusto in più, perché la pasta è fresca e non è riscaldata nell'acqua bollente. A parte che ho mangiato anche con la pancetta, ha annullato completamente il sapore della pancetta. No, cioè non c'è. Cioè, ha annullato qualsiasi tipo di sapore sta roba. Comunque è una specie di panna. No, più che altro disgusta. E comunque ha un retrogusto tipo... Ha un retrogusto abbastanza chimico. E nel frattempo stiamo andando avanti a mangiare. Sì, io c'ho fame. Fa schifo, ma io c'ho fame. Anche io. A few moments later. Piatto. L'ha mangiata tutta, io mi rifiuto. Finito. Cioè basta. È veramente fame, puoi avere fame ma non mangiare la merda. Adesso andiamo con questo. Allora, questi non so cosa siano, anche perché è scritto tutto in cirillico. C'è un porco. Oltre ad esserci il porco, pollo, l'anatra o l'oca, non riesco a farla distinguere. Oca. C'è questo che onestamente non ho ben capito. Abbiamo fatto la ricerca di questo e è uscito colazione. Quindi partiamo col maiale, ma la cosa un po' più boh è che non ho la più pallida idea di cosa sia. Erano sigillati. No. È come no. È come sospettavo. No. È come sospettavo io, cioè non ce n'è. Fa sentire l'odore. È omogenizzato. Mangiamolo. Ti assicuri che non è cibo per cani? Beh, un'altra volta? Cioè sta roba è cibo per cani. No, questo sa proprio di cibo per cani. Ma soprattutto che c'è quel retrogusto? È pepe. Ma sei sicuro che non è cibo per cani? Quasi mi sa che cibo per cani. Sapore? Cibo per cani. Fa schifo, perché fa schifo. È salatissimo. Andiamo magari... con l'oca, la papera, la... L'oca. Perché non si apre? Perché? È allo stesso identico colore. E ha lo stesso identico sapore. Cioè sapore, l'odore è quello. E questo è cibo veramente per cibo. Gatto, per cane. Sì, è cibo per animali. Questo è molto più... Questo è molto più morbido. È molto più morbido. L'odore boh. Stesso identico sapore. Ha lo stesso odore del maiale. La consistenza un po' meno di quella del maiale. Ma il sapore no. È... Questo sa proprio di omogenizzato. Identico. Cosa sono quei pezzi verdi? Allora, se non è pepe, hanno preso una papera, un'oca, quel che l'è intera, l'hanno messa. Già l'hanno squarciata. L'hanno tritata. Inizio a avere i miei dubbi che questa cosa qua sia commestibile per l'umano. Ha lo stesso identico colore sì. Delle altre due. Sì, è molto un po' più liquida a differenza delle altre. L'odore è diverso. Finalmente abbiamo un odore diverso. E questo se la giri viene giù. E invece no. Oddio. Ma noi lo facciamo per la scienza. Tu adesso mi devi spiegare che cos'è sta roba. Scrolla, c'è della plastica dentro, non sto scherzando.
è plastica. Non no, so, non si vede, non vede, non so ma... se si vede, ma c'è della plastica. Cioè, ragazzi, c'è della plastica. C'era un pezzo di plastica dentro. Ma è enorme qua. Abbiamo scoperto cosa sono i puntini neri. La no. plastica. Dopo averne mangiati tre, io sono sempre più convinto che questo qua sia cibo per cani. Però non so cosa aspettarmi onestamente da questa, che è la colazione. L'abbiamo tradotto e la regia poi ha tradotto per noi con i potenti mezzi che abbiamo in nostra dotazione. stacca. E ci hanno detto che è colazione uguale, che ha lo stesso identico colore, lo stesso identico odore e? Degli altri. Prova la consistenza. Vabbè, non ci la stessa identica consistenza. Danusa, non ci pensare, dai. È molto più denso. E il sapore è, secondo me, tutto questo. Beh, sì, sì. È esattamente tutto insieme. Cioè, masticato, ti rimane tutto farinoso in bocca. Ah, che schifo, mamma mia. Questo. Io sto per vomitare. E detto questo, e avendo mangiato ciò, il video finisce qua. E non solo il video. Horror Taste si prende una pausa. Pausa natalizia, infatti vogliamo augurarvi buon Natale e quando, buon anno nuovo. Quando perché Horror Taste, come dicevo prima, si prende una pausa. Perché ci prendiamo una pausa? Perché questo qua, quello che avete visto, questi 9 video che abbiamo fatto, 10, adesso non mi ricordo quanti video abbiamo fatto, è per farvi vedere che cos'è Horror Taste. Nel frattempo noi stavamo cercando l'approvazione della scienza per poter andare avanti a mezzi sono fortissimi, i nostri potenti mezzi. E per avere la licenza. E quindi noi ci vediamo con l'anno nuovo e porteremo sicuramente contenuti nuovi, perché stiamo facendo un po' di ricerche. Esatto, ci sarà un restyling del tutto. Io vi do un caloroso abbraccio. Siamo sotto le feste, ci vogliamo tutti bene. Un bel vischio ora qua. E questo era solo l'inizio, ragazzi. Questo era solo l'inizio. It's my life and it's now or never. Comunque la consistenza anche con le mani è veramente schifo.